Oggi a Nos TV parliamo di sanità con il progetto Vacanze in Salute, parliamo di elezioni europee, parliamo di comuni ciclabili nel San Donatese e di molto altro ancora. Buonasera e bentornati al TG di Nos TV. Tragedia della strada nel pomeriggio del 1° maggio a Musile sulla Treviso Mare all'altezza della variante alla statale 14 tra la Fossetta e Caposile. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri all'altezza del sovrappasso di via Mille Pertiche, una motocicletta con in sella un 38enne di Roncade ha urtato un'auto con a bordo una coppia di tricesimo. Per il motociclista trevigiano non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Deceduto nonostante i tentativi di soccorso dei sanitari del SUEM, giunti con l'ambulanza da San Donà e poi con l'elicottero da Treviso. Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera nella zona industriale di Torre di Mosto in via Da Vinci all'interno di un capannone di un'attività di sistemi automatizzati elettronici e pneumatici. Bruciati 3 furgoni e parzialmente danneggiata la struttura. Le squadre accorse da San Donà, Portogruaro e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, 1 autoscala e 16 operatori sono riuscite a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento dell'intero capannone. 3 furgoni sono andati bruciati oltre ad altro materiale depositato all'interno. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri, tuttavia si ipotizza che l'incendio sia conseguente ad un tentato furto dell'azienda. Parliamo ora di sanità, quasi 6 milioni di euro per garantire vacanze in salute a milioni di turisti alloggiati nel litorale del Veneto orientale con il progetto Vacanze in Salute dell'ULSS 4. Sentiamo il servizio. È cominciato il programma di Vacanze in Salute 2019, il progetto dell'ULSS 4 per potenziare i servizi sanitari nel litorale del Veneto orientale da maggio a settembre, che prevede l'utilizzo di interpreti, aperture di 24 ore dei punti di primo soccorso, servizi pediatrici attivi anche la domenica. Un investimento di quasi 6 milioni di euro per garantire delle vacanze in salute agli oltre 22 milioni di turisti delle spiagge e grazie al quale sono stati assunti per l'estate 130 persone. 20 gli interpreti che da maggio a settembre garantiranno la mediazione linguistica nelle strutture di emergenza e negli ambulatori turistici di Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo e Cavallino Treporti. Per quanto riguarda l'area dell'emergenza, i punti di primo intervento di Bibione, Caorle e Cavallino Treporti saranno attivi nelle 24 ore. Con l'avvicinarsi del periodo clou dell'estate, verranno progressivamente potenziate anche i pronto soccorso di Jesolo, San Donà e Portogruaro, mentre ad Eraclea Mare nel periodo giugno-settembre sarà attivata una postazione ambulanza. Inoltre sono 4 le elisuperfici disponibili per i soccorsi in elicottero, 2 le moto mediche per il soccorso veloce nei periodi di traffico congestionato e in tutte le unità di emergenza sarà attivo il servizio di interpretariato nelle 12 ore. Relativamente all'area ospedaliera, l'ULS 4 è l'unica in Italia ad attivare un servizio dialisi per turisti nel periodo estivo a Bibione e a Jesolo dal 1° maggio al 30 settembre, così come sarà molto gradito alle mamme il servizio pediatrico funzionante il sabato e la domenica mattina a Jesolo dal 15 giugno al 30 settembre. Da maggio a settembre nei 3 ospedali dell'ULS 4 verranno potenziate inoltre un lungo elenco di attività operative: radiologia, chirurgia, ortopedia, laboratorio analisi, anestesia e rianimazione. E parliamo ancora di elezioni, ma questa volta di elezioni europee. Venerdì 3 maggio in sala consiliare a Portogruaro si terrà un'iniziativa per parlare di Europa, che vedrà ospiti fra gli altri Elisabetta Gardini e Roberta Mori, entrambe candidate alle europee di maggio, rispettivamente per Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. Invece venerdì 26 aprile sono stati in visita nel portogruarese il parlamentare europeo Paolo De Castro e la consigliera regionale Alessandra Moretti, candidati alle prossime elezioni di maggio. Sentiamo il servizio. Il 26 maggio, assieme alle elezioni amministrative, sono in programma anche le votazioni per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Diversi gli incontri che i candidati veneti stanno organizzando nel Veneto orientale. Nei giorni scorsi Alessandra Moretti e Paolo De Castro, candidati per il Partito Democratico, hanno fatto visita a Portogruaro e ad alcune aziende del territorio. Ai nostri microfoni due esponenti del PD hanno spiegato perché è importante questo voto per il nostro paese. Noi abbiamo bisogno certamente di un'Europa nuova. Non possiamo mettere in discussione i pilastri disegnati da De Gasperi e da Spinelli, degli Stati Uniti d'Europa che non si sono realizzati. Dobbiamo basarci su questo, dobbiamo batterci affinché ci sia una responsabilità collettiva tra tutti gli Stati, che ciascun Stato si prenda una fetta di responsabilità. E poi dobbiamo partire da un presupposto per il quale io mi batterò in Europa, e cioè parità di condizioni.
Tutte le regole devono essere uguali per tutti e anche le nostre aziende devono essere messe nelle condizioni di poter competere con le altre con regole comuni. E poi il costo del lavoro, il salario minimo, le donne che devono guadagnare a parità di condizioni e di mansioni lo stesso salario di un uomo. Poi i giovani, un contesto ambientale di sostenibilità. Ecco, io credo che ci siano tante cose da fare in Europa, ma la cosa importante è non isolare l'Italia, non isolare il Veneto rispetto agli altri paesi europei. L'opinione pubblica deve guardare quello che è successo in Inghilterra. Io credo che non c'è esempio migliore per spiegare la necessità di avere un'Europa forte e coesa che vedere il disastro della Brexit. Alla fine cosa fanno questi inglesi? Dopo 2 anni di discussione, rimangono dentro l'Europa e hanno annunciato la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo. Quindi io credo che si sta trasformando in un vero e proprio spot per l'Europa la Brexit. Tutte queste chiacchiere che vanno dicendo gente che non conosce l'Europa, che non sa come funziona, non sa quanto siamo dipendenti da questa Europa. È ovvio che noi vogliamo migliorarla, è ovvio che non tutto quello che viene fatto in Europa ci piace, ma questo dipende soprattutto da noi, dalla nostra partecipazione nelle istituzioni europee, con competenza, con professionalità, con conoscenza, non semplicemente sbandierando slogan, fake news e sciocchezze. Lavorare seriamente in Europa significa difendere il nostro territorio. È tempo di bilancio per la farmacia comunale di Concordia Sagittaria e i cui vertici martedì 7 maggio alle 18.30 nel Palazzo Municipale faranno il punto della situazione, illustrando ai consiglieri comunali e ai cittadini i risultati economici e il bilancio dell'anno 2018, oltre alle iniziative di interesse sanitario e sociale attivate negli ultimi 5 anni di gestione. I risultati sul fronte economico, patrimoniale e finanziario confermano una progressione positiva. Infatti i bilanci della farmacia comunale nell'ultimo quinquennio hanno chiuso con risultati positivi, raggiungendo nel 2018 un utile di esercizio di 96.000 euro, il dato più alto della storia della farmacia. La Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha consegnato le bandiere della ciclabilità ai comuni che promuovono iniziative bike friendly. Importante il risultato di San Donà di Piave, che ha ottenuto 4 bike smile su un massimo di 5, ma comuni ciclabili sono stati riconosciuti anche Jesolo e Cavallino. Sentiamo i dettagli nel servizio. FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ha consegnato a Verona le bandiere gialle della ciclabilità italiana per riconoscere e valutare l'impegno delle tante amministrazioni comunali attive in politiche bike friendly, iniziative concrete per lo sviluppo di una mobilità in bicicletta. 117 i comuni ciclabili italiani, 35 quelli che si sono aggiunti con questa edizione a Verona, e San Donà di Piave ha visto riconosciute 4 bike smile su 5. Il risultato di 4 bike smile su 5, commenta il sindaco Andrea Ceresera, riconosce uno sforzo e un impegno dell'amministrazione non solo nel costruire piste e strutture sempre necessarie e migliorabili, ma anche nel favorire una cultura della bicicletta come mezzo di trasporto sano, ecologico e sostenibile per gli spostamenti quotidiani. La valutazione di FIAB, continua il sindaco, dice che il livello di motorizzazione a San Donà è di circa 4 punti percentuali più basso della media nazionale e questo dimostra l'attenzione dei sandonatesi verso le forme di mobilità alternative. L'obiettivo, conclude Ceneserra, ora è la valorizzazione del cicloturismo. In questo senso è importante il fatto che 3 amministrazioni comunali territorialmente contigue, non solo San Donà ma anche Jesolo e Cavallino Treporti, siano state riconosciute come comuni ciclabili. Il tutto crea un valore aggiunto all'intero territorio e permette di fare ragionamenti di ampio respiro. Intanto domenica 5 maggio ritorna a San Donà di Piave Bim Bim Bici, la manifestazione promossa da FIAB a cui la città aderisce ormai da anni. Quest'anno la partenza è fissata alle 14 in Piazza Indipendenza, pedalata fino alla frazione di Fossà, prevista una visita guidata per la conoscenza del Parco Ronchi e del Monumento alla Bonifica. Il rientro in città per le 17:30 con sosta in Piazza Indipendenza e merenda. E passiamo alla cultura. Musile di Piave, tutto pronto per la seconda parte della 14ª edizione del concorso Musica Insieme, rivolto ai giovani musicisti. Dopo le selezioni di inizio aprile per la sezione pianoforte, questo weekend 4 e 5 maggio sarà dedicato alle sezioni della chitarra, arpa, archi, fiati, formazioni cameristiche, più una sezione speciale dedicata alle scuole medie ed ad indirizzo musicale, a licei musicali, tutte divise per categorie in base all'età. I partecipanti saranno oltre 100. L'evento
evento è organizzato dall'Associazione Musica Viva e dalla Scuola Comunale di Musica Monteverdi in collaborazione con il Comune di Musile di Piave per diffondere la cultura musicale, incentivare lo studio della musica e dar vita a formazioni cameristiche anche tra i più giovani. Il Palio, borse di studio, omaggi in libri e classificati con il miglior punteggio, la giuria assegnerà due concerti premio, uno a Ceggia e l'altro a Venezia. Appuntamento con la musica anche a Caorle, dove è in corso il Festival Canoro Internazionale Venezia in Musica, che la città sta ospitando per il quinto anno consecutivo. Diversi cori provenienti dall'Europa e dalla Thailandia si stanno sfidando a suon di concerti che si tengono nel Duomo di Caorle e nella Chiesa di Santa Margherita. Domani i cori saranno in trasferta a Venezia per alcune esibizioni nelle chiese della città lagunare, mentre sabato torneranno a Caorle per le performance conclusive e la parata programmata per le 14:30 con partenza da Piazza Vescovado. In serata nel Duomo alle 20:30 si terrà la cerimonia di premiazione. Sempre a Caorle in questo fine settimana si tiene un'altra importante manifestazione dedicata alla musica, la finale nazionale dei casting di Festival Show. Sentiamo il servizio. 200 giovani cantanti provenienti da tutta Italia saranno a Caorle questo fine settimana per la finale nazionale dei casting di Festival Show, il contest che mette in palio 12 pass per il tour estivo di Festival Show con i big della musica italiana. Venerdì e sabato, nella scuola di musica Paul Jeffrey, si svolgeranno i provini dei candidati. I migliori 30 saranno protagonisti dell'esibizione di domenica 5 alle 15 in piazza Matteotti. La selezione finale sarà affidata ad una giuria d'eccezione composta da Mario Luzzato Fegiz, Marco Masini, Omar Pedrini, Rossanna Casale, Fausto Cogliati e Mauro Paoluzzi. Nella mattinata di domenica, inoltre, Luzzato Fegiz incontrerà il pubblico sempre in piazza Matteotti. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati con noi e vi ricordiamo che NOS TV è presente su Facebook, YouTube e Instagram e sul 13 TV, sul 13 del vostro telecomando, sul 605.